A tutti, benvenuti eh, questa sera parliamo di rimpianto. L'anno scorso è venuto a vedere Paolo Curta al Circolo dei Lettori, sempre durante Torino Spiritualità. E purtroppo alla fine, per una questione tecnica, l'abbiamo relegato in una saletta che, che era piena di gente. Eh, tutti allo stretto per ascoltarlo eh, e insomma e gli avevamo detto: Guarda, siamo dispiaciutissimi, cercheremo prima o poi di provvedere. Insomma, c'eravamo questo rimpianto che ci pungeva. E allora, quest'anno, siamo riusciti questa cosa a risolverla mettendolo qui al Teatro Gobetti in un contesto meraviglioso. La... L'altro rimpianto è legato a Mario Pia Bonanate, che io ho conosciuto oggi, ma eh, che conoscevo attraverso la sua autobiografia, che poi è un romanzo, che poi è anche un carteggio, che poi è un carteggio con ettile, insomma non è un carteggio da poco. E io avevo letto questo libro quando uscì e, e avevo pensato, come, come, come nel giovane Holden, che avrei voluto telefonarle e chiederle se potevo andarla a trovare per fare due parole. E poi non ho mai osato, perché poi mi, mi imbarazzavo, perché... Mi intimidiva la cosa. E allora ho detto: Cerco una via ufficiale, e allora l'abbiamo invitata qui. E quindi io so, sono molto contento, so che ciascuno di voi avrà dei rimpianti. Io spero che loro questa sera ci insegneranno a, ad affrontarli, a viverli nella migliore, mh, nella migliore delle maniere. Io due dei miei me li sono tolti, e quindi auguro a tutti una buona serata. Grazie mille, vi do il benvenuto anche a nome di Maria Pia. Eh, eh, quando, quando siamo stati invitati. È stata una doppia gioia perché, eh, per tutta una serie di ragioni, una delle ragioni è il fatto che eh, Maria Pia è valdostana al e questo, 50%, al 50 ma... ma è la parte migliore. No. Secondo, che è stata mia parrocchiana, certo. di fatto, e poi perché io devo tantissimo a Maria Pia perché è lei che mi aveva contattato per scrivere sul nostro tempo e lei che mi ha eh, segnalato per il libro Perché Restare Cristiani. Quindi, io a parte le battute sono veramente grato, ma soprattutto perché. Ci intendiamo molto e quindi, quando si è trattato di fare una serata come questa con un tema così impegnativo, e con Armando ha detto: ma proviamo a fare in due, e lui ha detto qualche idea, io ho detto: Ma cosa ne dici di Maria Pia? E quando ha detto Ok, facciamo, ho detto andiamo via, lisci. Cioè, mi sembra un'ottima idea. Perché? Perché eh, abbiamo deciso insieme ci siamo già incontrati quest'estate per una conferenza, una chiacchierata a due voci, di fare in una montagna. doppia in montagna, di fare una intervista doppia, avete presente come in TV, cioè di, di farvi passare un po' di tempo raccontando alcune cose e chiedendocele a vicenda, da due versanti forse leggermente diversi di sfumature che hanno a che fare con la nostra storia personale, quindi io forse più dal versante... Di esegesi spirituale, di, di, di Bibbia, di spiritualità, e Maria Pia più a partire dalla sua esperienza di vita, che, come ricordava Benissimo Armando, è stata ampiamente trattata in quello straordinario libro che eh, io sono qui. E quindi questa sera assisterete a questa cosa. Certo che sul tema del festival, che è la scelta, ci è toccato il rimpianto che è piuttosto impegnativo, quindi cercheremo di affrontarlo in maniera autentica, vera, perché ha a che fare, penso, con la vita di ciascuno di noi. Ovviamente cedo la prima domanda eh, a Maria Pia per galanteria e perché ci siamo messi d'accordo, ovviamente. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Sono molto felice di incontrarvi in questo posto che è un po' una chicca per Torino e quindi ci aiuterà anche a passare, spero, un momento... Eh, anche se il tema è abbastanza complesso, un momento sereno e di reciproci scambi di sensazioni ed emozioni. Poi con Paolo eh, c'è senz'altro questa opportunità. Eh, ci siamo un po' divisi, due, come diceva Paolo, no? i due versanti, perché lui è uno studioso, oltre che una persona che ha sempre vissuto nella sua quotidianità la parola di Dio, il Vangelo, però certamente attrezzato proprio su questo tema dell'impianto e su questo tema della scelta, anche teologicamente. Io invece molto più prosaicamente, sono solo una giornalista, <coughs> poi anche scrittrice ogni tanto, ma in questo momento della mia vita le cose che vi dirò sono profondamente inserite nell'esperienza che sto vivendo e così proprio come anticipo eh, non riuscirei più a dire cose estratte dopo quello che sto vivendo e di cui eh, vi eh, parlerò. Però proprio per avviare anche, so che qui ci sono molti amici di Paolo che aspettano di ascoltarlo, per avviare e dare dei, un, così, un, un basamento no, a questo anche storico, teologico, biblico, legato alla parola di Dio, eh, questo rimpianto che poi vedremo nella serata di... Nelle sue diverse dimensioni. Nella Bibbia, Paolo, in che modo si parla dell'impianto? Se sì, io devo dire di essere rimasto un po' in difficoltà perché speravo di prendere uno di quei libri che eh, uno studioso dovrebbe avere, di cercare, e con mio grande stupore era un tema che non è stato trattato eh, proprio perché è molto specifico. C'era la nostalgia. C'era rimorso, però dopo un paio di giorni di ricerca mi sono reso l'evidenza che non si era mai pensato, io stesso non ho la competenza e la capacità di farlo, però sono partito da, come si fa sempre in questi casi di emergenza, dalla definizione di rimpianto, perché forse tutti noi abbiamo una certa idea di rimpianto, ma è bene che facciamo una piattaforma comune. Eh, il dizionario dice che il rimpianto è il ricordo nostalgico e doloroso di qualcosa o di qualcuno. Quindi ha a che fare col passato, cioè un ricordo, un passato che ci manca, ne abbiamo nostalgia, ma che ci fa star male. Eh? Cioè eh, il rimpianto, secondo il dizionario, è un sentimento struggente, un languore che però... Eh, un po' di, di dolore ce lo provoca, probabilmente per una scelta sbagliata o per una scelta, visto che questo è il tema di Torino spiritualità quest'anno, di cui poi abbiamo portato delle conseguenze che non avevamo previsto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora partendo da qui ho provato un giorno in cui, quando sono in crisi, come tu ben sai, e come tutti anche voi sapete, quando sono in crisi di ispirazione vado in montagna, così almeno ho la scusa <ride> e mi faccio una bella camminata. E ho provato a memoria a pensare e mi sono venute in mente due immagini bibliche sul rimpianto in questo senso, eh? sul rimpianto come qualcosa di ehm, un ricordo nostalgico che provoca dolore. Un aspetto negativo subito mi è venuto in mente, poi in effetti l'ho confermato perché viene citato diverse volte nell'Antico Testamento, che il rimpianto del popolo di Israele finalmente fuggito dall'Egitto e che quando vaga nel deserto perché in realtà non ha il coraggio di entrare nella Terra Nuova, e succede un po' anche a noi, che a volte siamo sempre in questa via di mezzo, eh, abbiamo fatto un percorso, ma non abbiamo il coraggio di arrivare fino in fondo, a un certo punto c'è questa pagina che adesso vi leggo, Esodo capitolo 15, sconcertante, in cui loro rimpiangono le cipolle, cioè che il discorso di essere uomini liberi. O perlomeno in attesa di liberazione definitiva. Il discorso di essere persone nuove, di essere diventato un popolo, di avere scoperto il senso della vita, di avere un condottiero che li sta guidando, che lui stesso ha una bella storia, che è Mosè. Ma alla fine quello che prevale è: sì, però è scomodo. Questa scelta che io ho fatto, questa scelta che ho fatto di seguire Mosè, questa scelta che ci ha visto sfiorare la morte più volte. Questa scelta eroica, e pensate il linguaggio ovviamente simbolico di certi passi, come l'attraversamento del Mar Rosso, come dire eh, videro un sentiero in mezzo al mare, dice il libro dell'Esodo, a un certo punto si arena su, questa, su questo particolare, il gusto della cipolla. Questa, questo cibo che abbiamo trovato, manhu, che cos'è? La manna, le famose quaglie eh, che vengono catturate. Sì, va tutto bene, la sorgente eh, d'acqua va tutto bene, ma le cipolle. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aaron. Gli Israeliti dissero loro fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di... Fame, tutta questa moltitudine. È solo uno dei brani in cui si cita questa cosa. E a me fa riflettere molto, come tu sai, come anche voi sapete, cerco sempre di, per me e per gli altri, di provare a far vibrare la parola di Dio. Eh, e anche a me succede così: eh, che a volte, io, stamattina ero a Roma e ho avuto due giorni a Roma, parlavo prima con, con Pia. Questa esperienza mistica che è spostarsi a Roma nelle ore di punta in metropolitana. Uh -huh. E raccontavo a lei: sono stato in una parrocchia fuori dal raccordo anulare, una parrocchia nascente, un quartiere nascente, e le persone che mi hanno accompagnato mi hanno fatto fare il loro tragitto di strada. Io in tre giorni sarei morto, perché erano due ore e quaranta minuti tra andare e tornare, in mezzo alla calca e tutto. E. In tutto questo contesto mi veniva in mente, guardando queste persone, che sono persone normali, non erano lì per guadagnare e poi farsi la villa, erano lì per pagare il mutuo e sopravvivere, facendo una vita di una qualità pessima, che ormai è quella di tutti. E dicevo: ecco, in un contesto del genere a volte viene un sussulto, no? Dire che ci sto a fare, ma allora è tutta qui la vita. E magari comincio a cercare, e magari trovo qualche spunto, un libro, una provocazione, una fede, una persona. Ma il rischio che prevalga la cipolla c'è sempre. In questo caso allora, è una delle due icone che ho preso, il ricordo nostalgico e doloroso è qualcosa di estremamente negativo. Loro non stanno ricordandosi del fatto che comunque hanno fatto un percorso. Uh, non guardano il bicchiere mezzo pieno anche se ancora da riempire stanno dicendo no, per carità per carità guarda come ci troviamo era meglio essere schiavi ricordate adesso mi viene in mente uh, così quella bellissima pagina drammaticissima nel, nel romanzo di Fratelli Karamazov la leggenda del santo inquisitore uh, in cui Dostoevsky che un po' il dentino avvelenato contro i cattolici romani ce l'aveva un po' a ragione Immagina che Gesù torna nella Spagna dell'Inquisizione. Torna. Lo aspettavamo e c'è questo dialogo veramente da brividi, lo trovate citato spesso e lo trovate anche su internet, del santo inquisitore che interroga Gesù e lo accusa di avere dato agli uomini il peggiore dei doni, la libertà. E poi lui dice "Meno male che ci abbiamo pensato noi a mettere regole, regoline, palini, paletti" perché dice l'unica cosa che l'uomo non è in grado di, di sopportare è osarsi pensare libero, dover scegliere. In questo caso il popolo di Israele davanti a Mosè preferisce morire, eh? morire schiavo che morire di fame libero. A volte un po' è questo, eh. quindi in questo caso è un rimpianto estremamente negativo. Attenzione, lo dico perché a me piace raccordare questa cosa che a questo punto, dopo questa lamentela, Dio prende da parte Mosè, carapia, e gli dice: Senti, facciamo così, lasciamo stare sto popolo, facciamone un altro. Tu Mosè vieni con me, non ti sei dimostrato così scarso come pensavo. Andiamo a salvare qualcun altro. E per la prima volta, per la prima volta, Mosè, il liberatore da liberare, dice a Dio no. Io sto col popolo, tu fai quel che vuoi. Per la prima volta Mosè preferisce stare col popolo lamentoso che col Dio che lo ha liberato, è pronto ormai. E la seconda icona, sempre in negativo, mi veniva anche perché chi di voi ha l'abitudine di pregare ad ogni tanto come me, coi salmi, è uno di quei salmi che viene. È una cosa che io cito spesso durante i miei ritiri perché è la presa di consapevolezza del cristiano. O del cercatore di Dio, cioè interrogarsi su quello che Lui è. Allora, tra i vari salmi, ho preso il salmo 42. Questo io ricordo, l'anima mia si strugge, avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Anche in altri salmi c'è questa domanda che l'orante si chiede: eh? Perché sto gemendo? Di che cosa mi lamento? Cos'è che non va nella mia vita? Perché mi rattristo? In questo caso, nel Salmo 42, il salmista dice: Perché avanzavo fra la folla fino alla casa di Dio? Evidentemente, un salmo scritto in un contesto di esilio. Ma a volte questo rimpianto, questa nostalgia dolorosa, che anche qui. Ha una valenza negativa e magari riferita a un'esperienza che abbiamo fatto, non più tardi di ieri, chiacchierando con alcune persone a Roma che mi hanno chiesto un incontro, era estremamente interessante vedere, per esempio, come quelli della mia generazione, che negli anni 80, 90, hanno fatto un'esperienza di fede, oggi siano un po' spersi eh? perché non c'è più quel contesto ecclesiale. Eh? Non c'è più. E l'uno dice: Ah, ti ricordi? Si fa un po' i nostalgici quando si andava in pellegrinaggio a Tese, quando si faceva queste cose. Il rischio è un po' quello, che a volte crescendo, come dico sempre, chi fa per esempio un'esperienza forte di fede in età giovanile, da adulto si trova un po' perso. Scherzo sempre con i miei amici scout, se ce ne sono vi perdono. Eh, che ogni tanto dico bisognerebbe fare le comunità di recupero eh, come i ragazzi che hanno problemi perché uno fa un'esperienza in cui quattro volte a settimana è in giro e poi si ritrova a non sapere più tanto come fare. Quindi, eh, brevemente un excursus basato su, su due piccole immagini in cui sì, è presente il rimpianto nella Bibbia, ma come vedete, è un'accezione negativa. Però ci esiste anche un'accezione positiva che magari vedremo dopo. Ma non voglio prendere il palco <ride> e voglio però. Passare adesso a te la palla. Eh, io so, ne parlavamo prima e ti ringrazio di questo a nome di tutti noi perché parlare anche dei propri eventi privati in pubblico non è esattamente semplice, tanto più quando hanno a che fare con la sofferenza. Otto anni fa tu hai fatto una scelta molto difficile davanti a un dramma di cui se vuoi puoi parlare in casa tua e che poi hai deciso appunto di rendere pubblico col libro Io sono qui e che riguarda Danilo, eh, tuo amato marito che conosco. Eh, hai voglia di parlarci un po' di questa decisione? Sì, visto che il tema in generale è quello della scelta, eh, penso che in qualche modo possiamo proprio partire e poi casomai svilupperemo il rimpianto dopo, da questa scelta che eh, abbiamo fatto. Dico abbiamo perché per fortuna non l'ho fatta da sola e qui eh, subito ci sarebbe da dire qualcosa nei confronti del dolore, nei confronti dei momenti difficili, nei confronti delle scelte che facciamo nella vita, che molto spesso per circostanze varie le dobbiamo fare in una tragica solitudine. E questo già eh, le condiziona, ma la mia scelta, dico per fortuna, è poi stata fatta eh, con tutta la famiglia, cioè in, so che, insomma, come ha detto Paolo, certe volte può anche dare un senso, un po' di smarrimento, per lì, parlare eh, delle proprie vicende private. Ho deciso di farlo dopo... Quattro anni, sono otto anni che questo mi è capitato, di cui vi dirò, proprio perché ho capito la solitudine profonda di chi deve fare queste scelte che ho fatto io. Cioè, in altre parole, eh, otto anni fa mio marito ha avuto una sindrome eh, drammaticissima che è collegata alla questione del fine vita. Cioè ha avuto la sindrome di Lockheeding, non so... Quanti di voi la conoscano, ma anche perché non è così nota, forse però molti hanno visto La farfalla e lo scafandro, un film che ha avuto successo e fortunatamente ha portato a conoscenza di questo dramma. In Italia saranno un migliaio di casi, perché poi ci sarebbe. Anche da dire qualcosa al proposito, molto poco conosciuti quelli che ci sono, ma non sono stati, eh, diciamo così, eh, non sono stati visti, non sono stati conosciuti dagli stessi medici. Che pone e crea una specie di coma nella persona, nel senso che la rende completamente tetraplegica, cioè quindi attaccata alle macchine per il nutrimento, per l'aspirazione. E la respirazione mi ha ferito, per fortuna la respirazione no, ma l'aspirazione sì. L'unico mezzo di comunicazione con queste persone che all'apparenza ormai sono escluse da tutto, perché sono entrate in una dimensione di vita che non è vita, tra virgolette, poi vedremo invece quanta vita è, però ufficialmente, normalmente, no? Ecco, si dice, non, non vivono più. Allora, in questa condizione eh, in cui si viene a trovare il merito nello spazio di 24 ore, poco più, eh, e che ci porta in ospedale per un anno, no, si pone la scelta alla fine dell'anno, quando ormai clinicamente è stato definito che è irreversibile, che non c'è nessun tipo di prospettiva e neanche di eh, ipotesi sul futuro, di portarlo a casa o di lasciarlo in una lunga degenza. Ed è una scelta difficile perché non solo per il fatto che in Italia purtroppo quando abbiamo questo genere di eh, situazioni in casa non si ha nessun aiuto né da parte delle istituzioni né dalla sanità o sono pochissimi gli aiuti. Quindi non è da giudicare chi non fa questa scelta e lascia la persona in una lunga degenza. No? Ma anche proprio perché tu capisci che facendo questa scelta... Devi cambiare totalmente il tuo modo di vivere, di pensare, di comportarti, perché è una presenza che implica un rovesciamento completo del passato. Allora veniamo a casa con mio marito, eh, e nel momento decisivo della scelta, per questo dico, non sono stata sola per fortuna, in cui diciamo, si doveva poi dire lo teniamo in casa oppure cerchiamo una lunga degenza. Eravamo tutti molto, io ho tre figli, sei nipoti, quindi per fortuna siamo una famiglia allargata. Eravamo molto eh, così turbati, io ero molto addolorata, perché dicevo: come facciamo, che vita facciamo tutti noi, che vita fa lui? Forse qui non ha sufficientemente delle opportunità per fare una qualità di vita che magari altrove eh, forse potrebbe fare, ma soprattutto ha senso porre al centro di una casa una persona che non ha più la vita normale che aveva fino a poco tempo prima E allora mentre insomma mi interrogavo, ci interrogavamo, soffrivamo perché c'è un rapporto d'amore profondo, no? Anche con la persona così colpita, se tu hai sempre amato, non solo con... Ecco. La nipotina di otto anni mi guarda, mi vedeva Così un po' in lacrime mi dice: eh, Nonna, non piangere, il nonno non può parlare, non può muoversi, non può più mangiare, ma il nonno c'è. Allora ecco che questa scelta no, diventa una scelta di vita contro una scelta di abbandono, che poi vuol dire anche di morte, perché le persone che vengono poi lasciate nei luoghi anche di lunga degenza e non hanno attorno una qualità di vita, dei, degli affetti, eh, un ambiente che li accoglie, generalmente eh, si avviano presto alla loro fine. Quindi questa scelta, guardate, è stata guidata da una bambina, non è stata così determinante perché eravamo già propensi, no? E di lì è iniziato un cammino, poi adesso anche perché voglio che eh, Paolo continui nella sua interpretazione eh, della Bibbia, un cammino che ha trasformato questa scelta che apparentemente poteva essere soltanto una scelta di dolore, di sacrificio, di sofferenza, l'ha trasformata in una fonte di vita. Perché? Perché è stata una scelta e questo penso comunque che, eh, se posso dire, debba valere abbastanza sempre. Una scelta d'amore. Se fosse stata, eh, diciamo, una scelta per altre motivazioni, non so se avrebbe avuto i risultati che poi ha avuto e che ha. È stata veramente un gesto d'amore gratuito che ha avviato un rapporto con eh, mio marito, ma anche nella nostra famiglia, che ha creato una vita completamente nuova. Ecco. Poi parleremo se ci sono stati momenti di rimpianto o no, ma proprio per quello che tu hai detto prima Paolo, che sembra che nella Bibbia questa malinconia, questo rimpianto delle cipolle, perché io ti potrei dire, posso avere anch'io il rimpianto dei risotti di mio marito. Mio marito era bravissimo a fare dei risotti con i residuati bellici, come racconto, che c'erano nel frigo. E ci mancano molto questi risotti, però sono un rimpianto che certamente poi si allarga all'assenza, perché è assente per tanti versi, ma che rifluisce in una presenza. Quindi nella Bibbia. Ti chiedo Paolo, il rimpianto è ha questa valenza solo negativa a parte le cipolle chiaramente sono simboliche, no? La paura del nuovo, la paura di trovarsi in una situazione eh, di eh, vita che non garantiva la sopravvivenza. C'è anche l'aspetto positivo? Sì, c'è l'aspetto positivo eh, che bisogna veramente andare a cercare, nel senso che come dicevo questo ricordo nostalgico e doloroso di qualcosa o di qualcuno, abbiamo visto per esempio per Israele, era non della libertà acquisita, ma era della comodità della schiavitù, paradossalmente. Non devi scegliere. La deresponsabilizzazione. Esiste un testo molto bello di interpretazione dell'Esodo, di commento dell'Esodo, che si chiama dalla servitù al servizio, che è il cammino che ogni uomo deve fare, dall'essere un po' schiavi dei ritmi del giudizio degli altri, di quello che gli altri si aspettano da noi, ma anche dalle nostre passioni, dai nostri limiti, ad accogliere questo e farlo diventare una scelta. Eh, quindi le cipolle sono davvero l'icona di dire, ok, ehm, preferisco non sapere e stare com'ero. Esiste poi, dicevamo, una specie di nostalgia eh, un po' ripiegata su se stessa di un tempo che non c'è più, ma io voglio leggere, e mi sembra ci siano delle tracce, di un rimpianto in maniera positiva. Mi spiego. Esiste una nostalgia, un ricordo nostalgico che non è doloroso o che è eh, di un dolore che in realtà ti spalanca a qualcosa di più grande. Quando io ho vissuto un'esperienza fortissima, un'emozione grande, pensate all'emozione più grande che avete vissuto. Voi la rimpiangete. Nella Bibbia c'è questo aspetto: cioè esiste questo incontro con Dio, esiste questa esperienza intima di Dio, al di là del sociale, al di là del pubblico, al di là del religioso, che segna l'animo umano e diventa una nostalgia. Sant'Agostino diceva che a volte noi possiamo avere, fare esperienza di Dio raptim, fugacemente. Nessuna apparizione, state tranquilli. Eh. Però il cristianesimo continua a dire che l'uomo è capace di Dio, che l'uomo è capace non intellettualmente solo, non razionalmente ma ragionevolmente, non solo emotivamente. Eh. Sono andato a quella messa con quei bei canti, c'era qua, oh, ho tanto provato emozione, perché l'emozione non è che un, che un passo, uno step. Ma che l'uomo è capace di Dio e a volte noi cerchiamo Dio attraverso questa nostalgia. Quindi la nostalgia è un ricordo doloroso, ma nello stesso tempo che ti apre a un altrove. Eh, uso un linguaggio teologico: è un già e non ancora. Io continuo a sostenere, lo sostengo per me, e lo scrivo anche, ma non lo scrivo così. Lo scrivo perché è per me uno del, dei problemi della mia vita, cioè. problemi si fa per dire. Eh, io davvero più passano gli anni e più mi risulta la vita un'immensa nostalgia. Il cristianesimo continua a dire che è, è, è Dio che te l'ha messa nel cuore questa cosa. È come se tu ti trovassi una Ferrari in garage ma non hai le chiavi per accenderla. Come se ti mancasse un pezzo. Il problema è che il nostro mondo ci illude dicendo no ma cercalo altrove, te la vendo io la soluzione. Tu sei infelice per questa e questa ragione. Paradossalmente, se noi abbiamo avuto una qualche percezione di una vicinanza di Dio, le frange del mantello di Gesù, eh? Eh, spesso gli evangelisti in almeno tre occasioni dicono che la folla voleva sfiorare almeno il suo mantello. Io trovo un'immagine di una forza, almeno le frange del mantello. Se noi abbiamo avuto una qualche esperienza del genere, anche solo fugacemente, anche non strutturata, anche che non ci ha portato, quella segna, quella resta, ed è ciò che accomuna tutti i cercatori. Chi ha questa esperienza, chi, chi non impiange le cipolle e fa un'esperienza di libertà e si avvicina a Dio, che legga un padre della Chiesa, che legga un autore spirituale contemporaneo, che legga percepisce lo stesso orizzonte, sa che sta andando in quella direzione lì. Allora in questo caso ecco che il rimpianto è una cosa positiva, non come ho sbagliato una scelta, ma ho avuto un'esperienza che vorrei tanto riprendere e approfondire, che vorrei tanto reiterare, che vorrei tanto ampliare. Però, e questa è la fregatura del cristianesimo, come dico sempre, ed è la cosa più bella, eh, siamo capaci di Dio ma non lo possiamo contenere. Da esso siamo contenuti ma alla fine della fiera più vai avanti più ti accorgi che c'è un altrove, eh. un altro, un altro di cui quello che facciamo qui esperienza pur essendo straordinario è solo una minima percentuale. Allora ho trovato le tracce di questo anche nei salmi. Se se a un certo punto il salmista del Salmo 42 era un momento un po' depresso della sua vita, ho trovato diversi altri salmi in cui questa nostalgia non è più tanto dolorosa, o meglio, è dolorosa perché cerchi l'amato: è la nostalgia del ragazzotto innamorato che non vede l'ora di rivedere la, la ragazzina con cui si è appena fidanzato. Questo momento di, di inebriamento che colpisce l'essere umano. Ecco, così accade con Dio. Quello che scriveva Charles de Foucault, quando capì che Dio esisteva, nello stesso tempo capì che non avrei potuto che vivere per lui. Questo dopo un passato piuttosto arzigogolato. Salmo 77 dice, ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, un canto nella notte mi ritorna nel cuore, medito, medito. Il mio spirito si va interrogando, può Dio avere dimenticato la pietà? Avere chiuso nell'ira la sua misericordia? E ho detto questo è il mio tormento? È mutata la destra dell'Altissimo? È struggente questo salmo. Rimpiange il salmista un momento in cui, è bellissimo, il canto nella notte eh, gli riempiva il cuore. Allora si interroga e medita, non è la reazione. Del popolo di Israele che pensa alle cipolle. chiuso, cioè Il popolo di Israele non dice, no ma se siamo qui c'è una ragione. Eh, il salmista dice, medita, interessante, eh, ripensa, e gli viene un dubbio. Non che Dio non ci sia, o che non sia bello come l'ha sperimentato, ma che sia altrove, che si sia stancato, o che magari ho fatto qualcosa che non andava, o chissà. Eh, io... Amo essere cristiano, come sapete, prima o poi mi farò cattolico, come dico sempre, perché la Bibbia stessa porta in sé il dubbio. La Bibbia stessa contiene il Coelet, che è il libro più dubbioso di tutti i dubbi che noi mai potremo avere, perché Dio stesso rende parola sua una parola che mette in dubbio la sua esistenza. Questo è straordinario. Ecco allora che il rimpianto... È quello che è la notte spirituale, quello che è il momento in cui per tutta una serie di ragioni, ho perso il lavoro, mi ha mollato la fidanzata, o semplicemente sono invecchiato, oppure mi è successo qualcosa, metto in discussione la mia fede. Mi piace tantissimo quello che diceva uno dei grandi doni che Dio ha dato alla Sua Chiesa, che è il Cardinal Martini, quando alla fine del suo percorso gli chiedevano: Ma lei non ha paura della morte? E lui diceva sì, e penso che che forse è l'ultima prova di fede che uno deve affrontare, anche se è cardinale, anche se ha fatto un lungo cammino. L'onestà di dire. Eh, ma la fede è davvero fede, è davvero una sfida, cioè non stiamo scherzando. Allora in questo caso vedi che il, il rimpianto diventa una cosa molto forte. Esiste un altro aspetto che esaurisco rapidamente, ma è molto importante, magari poi dopo lo riprendiamo. Perché esiste un rimpianto, una nostalgia che però è da superare. Cioè se il rimpianto nostalgia è io ho desiderio di Dio, ci sta, bene, è un aspetto positivo. Se il rimpianto nostalgia è sì, lo voglio però eh, scontato due per tre, senza che io faccia nulla, eh, senza grandi problemi, allora no, non funziona così. Ricordate il brano della Samaritana che ho avuto modo di commentare più volte, quando Gesù dice a questa donna che per non farsi vedere va a mezzogiorno a fare acqua e dice se vuoi io ti do un'acqua e tu stessa diventi una sorgente, lei subito dice, boh, allora dammela, dico, calma, calma, portami tuo marito, cioè mettiti in gioco, guardati dentro, metti a fuoco le tue ombre. Noi a volte abbiamo, non voi e eh, gli altri, e nemmeno io l'altro, noi a volte abbiamo un po' questa idea della fede, cioè che Dio sia accessibile ma senza troppi sforzi. Allora esiste questo aspetto negativo, le cipolle da superare, il rimpianto da, da superare, è addirittura messo a tema da Gesù. Quando Gesù in Luca al capitolo 9, in un capitolo difficilissimo in cui si parla delle esigenze del discepolato, Gesù dice, nessuno che metta mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Io questa parola l'ho scontata a sangue nella mia vita e eh? ancora oggi perché la nostalgia nei cattolici è dominante. Era sempre meglio il papa di prima, il parroco di prima, quando io ero giovane, c'è sempre questo volgersi indietro. E Gesù è molto chiaro, se tu ti guardi indietro non stai guardando dove stai mettendo l'aratro, quindi non sei adatto, lascia stare. Pensate questo poi a livello personale, gli sbagli che ho fatto. o non li ammetto oppure mi schiacciano. Il Vangelo è liberante su questo. Cioè Gesù chiede al discepolo di avere un rimpianto nostalgico positivo di questo desiderio di Dio, ma non far diventare la singola esperienza, il singolo momento, cristallizzandolo, eh, facendolo reiterare per la sua vita. Io non so com'era una volta. Tu ah, una volta sì che la fede, io non lo so, io non c'ero. Adesso ahimè comincio ad avere l'età per dire ah io mi ricordo i giovani che eravamo noi 30 anni fa, vabbè quelli di oggi sono altri, quindi attenzione perché questo rischio della nostalgia c'è sempre, eh, mi sembra ci siano questi due aspetti quindi, ma adesso voglio tornare a te. Eh, questa scelta così impegnativa e coraggiosa... Eh, ha avuto ovviamente delle conseguenze nella tua vita concreta, tu sei giornalista, sei condirettrice del nostro tempo, sei scrittrice, sei madre, sei nonna, avere Danilo in casa 24 ore al giorno, questo tabernacolo come dici tu ha ragione in casa, cosa ha cambiato nella tua vita? Cambiato tutto. Cioè ha cambiato veramente tutto e allora quello che tu dicevi giustamente l'affrontare il dolore no? con eh, nostalgia anche di quando dei tempi felici, beh, questo è negativo. La prima cosa che è cambiata è per l'esperienza quotidiana che facevamo dopo aver fatto questa scelta per amore, io insisto perché oramai eh, per me quello che vale nella vita che cerco così proprio di inseguire, e di scegliere in base a questo e è l'amore dato gratuitamente. Perché la prima cosa che abbiamo imparato attraverso questa scelta è che il vero amore è solo quello che ha non una finalità specifica, che può essere anche buona, i figli, cioè, ma quello che tu impari a dare perché la vita è comunque nata per un atto d'amore, un atto d'amore, l'esistere è un eh, modo di eh, amare. Allora, la prima cosa è stata eh, il vedere il dolore, che pur c'è, eh, per carità, non si pensi che non c'è, perché è scarnificante, c'è la notte oscura, come tu dicevi, però era qualcosa che aveva in sé un potere di conoscenza, di conoscenza, che prima... Non avevo, non che io prima, perché come tutti noi ho cercato, ho anch'io una mia fede molto complessa, con momenti di bassi, ma beh. però era qualcosa che partiva dalla testa. Era eh, un cercare di conoscere, per stare anche alle cose che tu dicevi, Dio, c'è un Dio, non c'è un Dio, tutte queste cose, nel momento in cui il tuo dolore è nella pancia, cioè ti prende gli intestini, perché vedere la persona con la quale fino a due giorni prima hai colloquiato e costruito una famiglia eh, nelle difficoltà di tutte le coppie, no? adesso ti guarda e può solo battere le ciglia e con fatica si cerca di interpretare quello che vuole, ma è molto difficile, adesso non addentriamoci per altri casi magari è più semplice il dolore ti passa nella pancia, ti prende proprio dentro, uh, no, ecco, sbatti la testa contro il muro. E allora lì, ecco, la scelta fatta per amore ti dice, alt, non puoi affrendere il dolore come, fra l'altro Dio ti ha punito, avete fatto tutte queste baracche che hanno anche, direi, la Chiesa tirato fuori spesso, se è una spiazione, no, no, cosa ne sappiamo? Non sappiamo assolutamente niente, perché capita un mistero. No? Questo dolore va accolto e non si deve, diciamo, in qualche modo respingerlo, quindi va accolto scegliere di soffrire. Non è facile, ma attenzione, non pensando al masochismo, perché attraverso questa scelta tu scopri, poi ti dà una conoscenza che prima non avevi, dicevo, e ti dà una conoscenza di un invisibile che... Non puoi ragionare perché razionalmente, tutti mi dicono ma tu sei matta, ma insomma, stacca la spina, ci sono tanti modi per staccare la spina, no? Ecco, no, ti dà la percezione fisica eh, che questo invisibile, chiamalo Dio, chiamalo presenza, chiamalo anima cosmica, non so, chiamatelo ognuno secondo le, i, su i suoi percorsi, c'è. Cioè, che quello che noi vediamo, avevamo visto fino al giorno prima, era un qualcosa di molto più parziale di quello che adesso attraverso questa scelta noi sentiamo. Cioè, tu parlavi prima di Dio toccato, del, del, mettiamole Morisse, cioè, questi non facevano mica tanti ragionamenti, lo volevano toccare. Ecco, allora la prima cosa, no la seconda, va bene, insomma. Un fatto subito che ci vieni incontro in questa situazione dove tu accetti il dolore ma apri le finestre, le spalanchi perché non c'è da vergognarsi del dolore, fra l'altro, no? È che c'è una possibilità di attraversarlo, in questo caso di arrivare a mio marito, attraverso un linguaggio che prima non esisteva. Allora, il linguaggio innanzitutto deve essere favorito da un silenzio, no? che non è un'assenza, ma è un cercare di entrare nel silenzio dell'altro e cercare di comunicare col silenzio dell'altro attraverso, non le parole, anche se vengono fatte perché abbiamo allestito proprio una vita normale attorno a lui, però soprattutto attraverso i sensi. E allora il valore del corpo, il valore della eh, eh, comunicazione attraverso il bacio, l'abbraccio, la carezza e lì ci si comincia a parlare, ci si comincia a sentire uniti e poi via via questo si dilata, tu mi chiedevi della ricaduta, in una valutazione diversa del vivere insieme. Quindi non più le cose che valevano prima, che magari per una vita anche positivamente perché non c'è niente di eh, il successo, il prestigio, l'affermazione, ehm, i, i figli per esempio per entrare molto nel concreto, ah, che mio figlio sia il più bravo, che... tutte quelle che sono un po' le giuste anche, ecco, queste si eh, afflosciano perché? perché capisci che le cose veramente importanti nella vita sono altre. E quindi nasce un'angolazione diversa. E poi hai una sorpresa, una sorpresa enorme, che questa conoscenza nuova della vita, in una dimensione che prima non immaginavi, con un'intimità, con una comunicazione, nasce su una pietra scartata. Papa Francesco in questi giorni, ormai tutti lo citiamo perché credenti e non credenti, siamo tutti molto presi da questo pontefice parlava della, dei malati come di merci scartate. Io le chiamo nel libro vuoti a perdere. Ora, mentre invece, e questa è l'altra grande scoperta, per una serie eh, di situazioni che si vengono a creare fra le persone che stanno attorno a questo dolore e che decidono di condividerlo, di stare con, no? tu... Parti proprio da una situazione di fragilità per creare una situazione di forza, perché poi la scelta fatta per amore, il cambiamento che fai, diventano una grande forza e una grande libertà che hai. Ecco, per cui non so se riesco a trasmetterlo, spero di sì. Il cammino che fai dopo una scelta che pure poi vedremo anche dei rimpianti, ma siamo umani, scherziamo, quanto più quando hai una vita alle spalle, con tanti momenti difficili, ma anche tanti momenti belli, no? fatta in questi termini, ti direi che non è neanche più ti toglie anche la nostalgia, perché diventa un cammino in salita verso la luce. Ecco, e io penso che questo. La anche, scusa se mi introduco nel tuo stretto territorio, l'abbiamo anche vissuto Gesù. Gesù, eh, eh cavolo, avrà rimpianto, cioè, pur era un uomo anche, no? Aveva dei rimpianti? O noi lo vediamo, sai, lui era Dio, eccetera, no? Come uomo aveva dei rimpianti? Sì, bella domanda. Eh, Quest'ultimo quest anno e mezzo sto un po' approfondendo il Vangelo di Marco e anche in funzione di alcune cose che vorrei scrivere, eh, proprio l'umanità di Gesù. Eh. Eh, quindi è una domanda a cui potrò risponderti esaustivamente fra un anno e mezzo, però... Anche un, po un po' più di tempo. Grazie, <ride> perché è veramente molto impegnativo. Vita, eh, voglio però prima ricordare una cosa molto bella ai, ai cristiani cattolici presenti. No? E che la Chiesa ha fatto sempre questo salto mortale con doppio avvitamento, cioè ha sempre detto, ma anche a, a scazzottate, che Gesù è totalmente uomo e che Gesù è totalmente Dio, e che questo suo essere, totalmente uomo e totalmente Dio, coabitano nella stessa persona. Dico questo perché possiamo leggere anche la storia della, della Chiesa, della teologia, della spiritualità, della devozione o come esagerazione di un aspetto o come esagerazione dell'altro. Allora Dio diventa, Gesù diventa solo Dio, pensate ai nostri fratelli musulmani, nel Corano si dice chiaramente che chi è morto in croce non è Gesù, ma è una sua immagine. Allora ecco che si tende a fare di Gesù una specie di superuomo, che ha la conoscenza di tutto, che sa già quello che succede, che ha tutto sotto controllo. Eh, quasi come se ribadire la scelta dell'incarnazione di Gesù fosse umiliare Dio, da ridere, lui ha scelto di umiliarsi. La kenosis, dice San Paolo. Altri invece tendono a ehm, ridurre la pretesa di Gesù di essere Dio come una specie di eh, simpatico saltimbanco che si era un po' montato la testa. Invece io sono assolutamente certo di questa, io professo che Gesù è vero Dio e vero uomo. Vero uomo in tutto, eccetto il, il peccato come dice la professione di fede. È vero perché il peccato è la non umanità, quindi lo capisco. Vuol dire che Gesù non aveva nessun tipo di vantaggio rispetto a me. Nelle cose di Dio, dice la fede cristiana, aveva la conoscenza diretta e certa, assoluta. Lui sa chi è Dio, ma rispetto alle cose degli uomini ha dovuto scegliere. Dico questo perché allora sì, penso proprio di sì. Cioè, io sono assolutamente convinto e leggendo il Vangelo più di una volta emerge questo aspetto. Te ne dico solo uno: perché bisogna pur motivare questa affermazione così importante. Che mi ha sconvolto. Quando l'ho scoperto, vi posso garantire ho dovuto interrompere, ho dovuto far altro perché il pensiero continuava a tornarmi, ho riletto, ho approfondito diversi testi, ma era così. Nel Vangelo di Marco, a un certo punto. Succede questo, andatevelo a vedere. Il Vangelo di Marco è un po' una riscoperta degli ultimi trent'anni, perché prima si pensava fosse una roba così, invece è di una forza devastante. Marco dietro c'è Pietro, ricordiamocelo sempre. A un certo punto succede che Gesù finalmente manda i suoi, i suoi, li ha scelti, a annunciare. Vanno e tornano entusiasti, gasatissimi. Allora Gesù, tutto contento di questa scelta, dice venite con me. Venite andiamo a fare un po' di ritiro. Andiamo a Torino spiritualità, tranquilli. Eh, boh. eh, ma quando arrivano nel luogo dove devono riposarsi, la folla li ha preceduti. Quindi Gesù saltano le ferie. E invece di arrabbiarsi, dice Marco, ne provò compassione perché erano come pecore senza pastore. Fantastico. E a quel punto i dodici che sono appena tornati dalla loro prima esperienza missionaria, che hanno appena scoperto cosa vuol dire essere chiesa, Vedono che la gente è tanta, che passano le ore, che la gente ha fame, e propongono a Gesù la soluzione. Cacciali andatevelo a leggere, rimandali a casa. Gesù è sconvolto da questa cosa. Sappiamo che lui agirà. Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma dopo, e finalmente l'ho capito, Trent'anni che leggo quel brano, l'ho capito adesso. Ma dopo succede che Marco scrive che obbligò i suoi a prendere la barca e andare all'altra riva. L'altra riva nel lago di Tiberia ed era la parte pagana. Cioè Gesù si rende conto che i suoi, che hanno appena fatto i missionari, non hanno imparato la cosa fondamentale, la compassione. E allora Marco, che è il primo degli evangelisti a avere scritto, dice che li obbliga, proprio li costringe, un verbo greco fortissimo ad andarsene. Eh? E lui sale sulla montagna a pregare. E nel lago scoppia la tempesta. Questa memoria poi è stata ripresa da tutti gli altri tre evangelisti. Sempre dopo la moltiplicazione c'è la tempesta. Ma la cosa che mi ha sconvolto è che sì, sappiamo com'è andata. Scoppia la tempesta, questi si arrabattano. E c'è una frase semplice che scrive Marco e che dice il rimpianto di Gesù. Sul fare del mattino Gesù li raggiunse. Li lascia remare tutta la notte. Come sarà stata quella notte di Gesù sul monte a pregare? Cosa si sarà detto? Avrà avuto dei rimpianti? Non possiamo saperlo, non possiamo forzare la parola di Dio, ma... Ci andiamo molto vicino, perché Gesù scende, calma il, calma il mare e raggiunsero l'altra riva. E raggiunsero subito la riva. Ma sapete dove vanno? A Genesaret, da dove sono partiti. Non sono ancora pronti per andare all'altra riva. Allora, i successivi tre capitoli, Gesù li prende e li porta in pieno territorio pagano a imparare la compassione. Io penso che Gesù spesso abbia avuto dei rimpianti, ma eh, umanamente, prima ancora che divinamente, non ha lasciato che questi rimpianti gli facessero cambiare la scelta. Non ha detto ne prendo altri dodici. Quando Giuda lo va ad abbracciare per, per indicarlo eh, alle guardie del Tempio, ancora gli dice amico. Gesù non si pente mai delle sue scelte. Io penso che questo a me emoziona, cioè proprio prende dentro, perché Gesù non ha avuto una vita molto semplice. Soprattutto quando si parla della Chiesa, cioè di noi Chiesa. Gesù non ha rimpianti nel senso che non si volge indietro, come lui ha detto, ma guarda avanti. E quindi sì, poi ci sono mille altre pagine, ma penso che. Il nodo più dolente, eh? ricordiamo Gesù quando piange sulla città, ma non piange perché non lo hanno accolto, non piange su Gerusalemme, piange perché sarà distrutta. Cioè Gesù eh, è talmente libero anche dall'immagine di sé che è preoccupato per il dolore di questa gente, non del suo. Eh, quindi sì, Gesù ha sicuramente sperimentato un rimpianto che però non è... Non è incentrato sul dolore e sulla propria autocommiserazione. E poi credo che ognuno di voi, se volete, pensandoci troverà degli altri episodi. E se li trovate, me li dite, così io li approfondisco. E torniamo a te, se vuoi. Hai Ma guarda, impianto... c'è questo del rimpianto. Che sì, posso questo rimpianto di questa, di questa scelta che hai fatto. Faresti ancora questa scelta dopo otto anni? Certo che la farei, perché è molto più quello che ho ricevuto di quel poco che do, che dato, molto, molto di più. Ma vorrei fermarmi un attimo sul rimpianto, perché tutti ne abbiamo tantissimi. È un po' come il dolore, no? perché il rimpianto implica una dimensione del dolore. Se ci eh, avvoltogliamo nel rimpianto, no? che è normale che lo abbiamo, eh, è finita, perché... Ci chiudiamo in una corazza di lamentele, di... il rimpianto diventa positivo quando, pur lasciandoci in una situazione di ricordi eh, che in qualche modo ci fanno appunto rimpiangere, si costruisce su questo rimpianto no, qualcosa di nuovo. Cioè la dinamica della vita, secondo me, è l'invenzione della vita ogni giorno. E la passione per la vita che nessuna, e poi dirò anche prima: citava eh, il ragazzo che mi ha presentato, Armando, no? till, non c'è nessuna situazione così grave e così drammatica beh, quando uno si trova in mezzo al fuoco penso stanno per sparargli per ucciderle chiaro che in quel momento non facciamo della retorica non so cosa gli succede ma quando si deve amministrare i dolori quotidiani e ce ne sono tanti di tutti i tipi per cui tu rimpiangi perché mio figlio perché ecco se si va oltre no, questi rimpianti e si cerca di capire che cosa di positivo possiamo tirare fuori da questi rimpianti perché ci aiuti a vivere in una dimensione nuova, allora il rimpianto diventa un motore di un rinnovamento. E dico anche, proprio concretamente, per non fare delle discorsi estratti, quello che mi capita. Mio marito amava moltissimo la musica, era proprio un esperto, sentiva, passava delle, quando aveva momenti di libertà, delle ore ad ascoltare questa musica. Io non avevo altro da fare, no? Quindi, come poi, come ognuno di noi, professione, mamme, eccetera. Quindi la sentivo in lontananza. Certamente c'è il mio rimpianto nei suoi confronti che non potesse più sentire la musica, a parte che gliela mettiamo dal mattino alla sera fino a mezzanotte. Ma sono anch'io che non patisco più questo rimpianto, perché adesso spesso mi fermo, anche perché è una cosa che ho imparato ed è importante fermarsi nella vita, noi corriamo, andiamo, parliamo, eh, incasiniamo, eh, facciamo dei casini, tanto è importante invece essere, cioè stare, fermarsi, ascoltare. Adesso abbiamo ricreato nella sua stanza questa musica, scegliendo un po' quella che lui preferiva, ma anche altra musica. Io la vivo molto di più di prima, non è che ci capisca molto, però insomma rimane un modo di comunicare con lui. Ecco, faccio questo esempio, no? che mi sembra... Ecco. Poi tu mi dicevi altri esempi, si può rimpiangere una famiglia che era normale prima, con tutti i suoi problemi, no? Cosa fai allora? Tiri giù le sere ti chiudi... E allora, effettivamente, un rimpianto dopo l'altro ti vesti di nero, no? No, tu ti devi continuare a vestire in modo colorato, lo dico in modo metaforico. La famiglia semmai spalanca ancora di più le porte, perché il dolore non è una vergogna, la malattia non è una vergogna, una situazione, ecco. E le spalanchi in modo che come io ho accennato proprio quando ho scelto di fare questo scritto, questa testimonianza, la tua che è diventata una piccola Chiesa domestica, e qui ci sarebbe un lungo discorso, perché l'Eucaristia, la Chiesa ufficiale, che ha senz'altro un'istituzione per chi ci crede, per chi ci va, è una cosa importante. Ma se non crei laicamente il senso di Chiesa, anche non voglio neanche dire come credente, cioè come condivisione, come pane spezzato insieme a casa tua, poi rischi l'altra Chiesa di non capirla. Allora cosa fai? Bene, apriamo le porte, creiamo una piccola comunità che necessariamente poi la devi creare, perché ci sono due infermieri, c'è qualche volontario, ci siamo tutti noi che ci rapportiamo, un tipo di vita diversa, no? con gari diversi. Crei una famiglia allargata. Noi siamo diventati una famiglia allargata. Il che vuol dire stare con le persone, con i loro problemi? Non è che egoisticamente ti servi degli altri, no. Perché adesso sai che quello che è più importante non è quello che tu trai dagli altri, che poi è anche bene avere, ma è la condivisione che hai con gli altri. No? Ecco, quindi da prima c'era una famiglia, il rimpianto della famiglia di un tempo, no, non ce l'ho più. Perché questa è una grande famiglia, faticosa, faticosissima, perché non c'è più il privato, non c'è più. Ecco, quindi voglio dire che io non solo per rispondere alla tua domanda ho un rimpianto e lo farei, e come? E penso anche a quel Gesù di cui tu ci parli, che io non ho mai sentito così vicino nella sua umanità, perché adesso lo tocco. Volevo dire una cosa che è molto bella, se mi permetti, quando tu prima citavi Martini, che è stato per me, a parte la lunga amicizia, è stato per me veramente un riferimento in questa situazione, quando ha detto... Eh, io adesso non so ripeterlo, anche nelle parole giuste, che quello che conta nelle persone è prima di tutto il loro volto, qualunque essi siano, che siano vecchi, malati, che debbano ancora nascere, lui parlava anche della vicenda dell'aborto, no? Perché nel loro volto c'è il loro esistere e la loro storia. Martini, alla fine della sua vita, in quel meraviglioso libro che ha scritto Padre Damiano, dice: Io. Tutta la vita ho cercato di toccare Dio con la parola, ma adesso lo tocco nella sofferenza, lo tocco fisicamente adesso. Probabilmente l'ha toccato il mantello di cui lui ha parlato alla fine. Ecco, tutte queste cose, capisci che sono una meraviglia, un... tutte nascono dall'interpretare il rimpianto, il dolore, non come seracinesche che chiudono, ma come momenti di apertura su altri orizzonti. E allora eh, passiamo proprio al concreto, visto che anch'io ho detto io non rimpiango la famiglia di prima, ma proprio sinceramente. Ecco, ehm, ti volevo chiedere, nella Chiesa oggi però ci sono tanti che rimpiangono, no Paolo? Rimpiangono che non si dica più la messa in latino? Rimpiangono, insomma, ecco, è giusto, sono giusti tutti questi rimpianti? Oh mamma. Eh. Dipende, se il rimpianto è di nuovo cercare le cipolle o trovare le soluzioni semplici, come dico sempre io, se il problema dell'evangelizzazione è la lingua in cui facciamo la messa, facciamola in finnico, cioè va bene lo stesso, ma è quello il vero problema? Cioè non corriamo il rischio a volte di non guardare i segni dei tempi, come dicevano bene i padri conciliari, eh, con grande saggezza il problema non è quello, cioè io trovo che a volte noi non riusciamo a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è legato al momento storico qui adesso. E bisogna dire, prima scherzavamo io e Pia, dicevamo che bello adesso poter citare Papa Francesco, eh, perché eh, davvero c'è una Invece, sintonia profondissima, non è cambiato nulla, la Chiesa sì. dice sempre le stesse cose, però è evidente diciamo, che c'è un'accentuazione rispetto ad alcune. E quello che lui sta dicendo, mi sembra, è «torniamo a evangelizzare». Eh. Cioè, guardiamo che il mondo è cambiato nel frattempo, quindi a volte un po' l'impressione che ci siano un po' delle nostalgie più che dei rimpianti. Cioè, il, rimpianto, il rimpianto dovrebbe essere che, che il grande gesto che ha fatto Giovanni Paolo nel giubileo, no? cioè, chiediamo scusa delle cose che abbiamo fatto male e, e attrezziamoci da non fare di nuovo un giubileo di pentimento fra dieci anni, cioè, se no tanto vale. Eh, mi sembra che a volte ci sia un po' questo ridurre l'esperienza di chiesa a evento socioculturale legato a un certo modo, a una certa tradizione. È ovvio che a me piace più un certo stile di celebrazione rispetto ad un'altra, ma perché a quello io leggo la mia esperienza di fede, ma non lo faccio diventare un assoluto e pretendo che tutti cantiate quel canto così incontrate Dio. Mi sembra che dobbiamo avere un po' il coraggio di relativizzare, non nel senso di banalizzare, ma di sapere mettere... Cosa è prima e cosa è dopo? Cosa dell'esperienza di chiesa è assolutamente indispensabile? Cosa invece è legato a un momento storico qui adesso? Chi crede che la... Mi è piaciuta molto l'immagine, molto forte, no? Chi crede che la soluzione alle pecore smarrite, che non è più una, ma sono 99 fuori dal recinto, che la, la soluzione sia, come dico io, alzare lo steccato, o come dice Papa Francesco, pettinare la pecora, non ci siamo capiti. Cioè davvero, è lo spirito poi soffia dove vuole, se gli andiamo dietro, boh, altrimenti andremo così. Quindi mi sembra che il rischio sia che dietro questa apparente questione di principio si nasconda in realtà una sensibilità da rispettare ma mai da assolutizzare. Ci arriviamo a conclusione perché il tempo passa. Volevo sapere ancora da te... Um, Visto che siamo qui, come possiamo fare per, eh, per evitare che i rimpianti che sempre un po' ci accompagnano alla fine non ci schiaccino? Cioè a me viene da dire all'amica Pia, cioè come fai, cioè come hai fatto, un po' l'hai già detto, però come sei riuscita in tutto questo ad andare all'essenziale? Un pochino l'ho già detto, eh Paolo, per cui poi se vuoi prenderti un po' più di spazio. Okay. Però anche perché è un discorso complesso che poi fatto qui a freddo, bisognerebbe che veniste a vedere cosa succede, può sembrare. Intanto capire e rendere normale una situazione che normale non è. Perché il primo concetto che ti parte in queste situazioni dice ma che cos'è la normalità? Eh? Che cos'è? Che cos'è la quotidianità? Quella che forse noi costruivamo prima per difenderci, per mantenere delle certezze, per, per diciamo così, limitare certe minacce. Ecco, allora, questa adesso è la nostra normalità, perché l'abbiamo accettata, inserita in una quotidianità. E allora... L'accettare questa normalità vuol dire mettersi in gioco ogni giorno, non abbiamo più certezza, a parte proprio che ogni mattina può essere diversa dall'altra, che ogni giorno si devono forse fare delle scelte diverse dal giorno prima. Quindi questa, diciamo così, mettersi in gioco, uscire da degli schemi, no? eh, avere il coraggio, osare, osare di sognare, osare qualunque cosa, cioè no? Per cui ti arricchisci continuamente. Io vorrei che ben interpretaste, cioè, che non sviassi eh, quello che è anche la fatica, e la disperazione, e il momento dici basta, scappo, scappo, scappo. Però poi capisci che se scappi, magari mi è anche capitato di scappare per qualche giorno, non trovi più forse fuori quello che prima... Apprezzavi, ma porti fuori, e questo però ti collega e ti riporta poi a casa le cose che adesso hai imparato ad apprezzare. Per esempio il rapporto con il creato, il rapporto, vedete prima noi tutti siamo immersi nella natura eh, e cerchiamo di stare eh, diciamo così il più felicemente possibile, però qui eh, a contatto con la bellezza eccetera, qui si matura, ah sì mi, mi è andata via in mente una cosa che adesso ve la dico, si matura un rapporto con il bello, con eh, le cose, con gli oggetti, che prima eh, eri troppo affannata, troppo di corsa, non avevi. È stato accennato da Armando, il gentile ragazzo che mi ha presentata, che io ho una interlocutrice fissa che mi ha aiutato in tutto questo cammino, però bisogna avere un compagno, una compagna, sarà Dio, sarà... Eh, beh, Dio c'è, ma insomma lui è un pochino più difficile da ridurlo alle nostre quotidiane. Ed è il sum. Questa ragazza ebrea che è stata casata ad Auschwitz nel 1943 e che è riuscita a ribaltare, pensate, parliamo di rimpianti, chissà quanti lei ne aveva, parliamo di scelte che lei ha fatto, a ribaltare no, la tragedia in cui lei era immersa del suo popolo, poi lei è stata, ha scelto, ha scelto di partire sul carro bestiame con la sua famiglia. Perché se non andava lei, diceva adesso non ci allunghiamo qui, perché sarebbe stata un'altra persona che avrebbe preso il suo posto. Questa ragazza mi ha insegnato che anche nel momento proprio del rimpianto per ritornare dalla sofferenza e dalla fatica, se tu sai vivere l'istante nella sua pienezza, e questo c'è sempre comunque, no? tu puoi avere dei momenti di felicità che sembrano in incongruenti rispetto a quello che vivi, ma che in realtà ci sono. E questa ragazza, con tutto il suo diario, con tutto il suo percorso, è arrivata ad andare ad Auschwitz, a farsi ammazzare perché sapeva bene che non sarebbe più ritornata, proclamando che la vita era bella, perché nella vita c'era il gelsomino e guardate, finché lo dice uno che sta tranquillo a casa sua, ecco, che c'era il tramonto, che al di là del filo spinato c'erano delle albe, quindi insomma, questo non per fare della retorica, ma per dire che in, questo, in quei momenti in cui tu vivi certe pienezze, dopo certi percorsi, possono succedere di queste cose. Quindi alla fine se ne esce ricchi, enormemente ricchi, e Tillerson, questa ragazza con la, io, con la quale colloquio, perché mi sono ritrovata sul suo percorso, anche se lei, il suo era molto più drammatico per certi versi, no? Dall'inizio del diario di questa, alla fine, so, passano due anni, quindi lei vede portare via, deportare eh, il suo, la sua gente, sa dei 700 già mille più ebrei uccisi agli inizi. Lei è molto più ricca alla fine di questo percorso che non agli inizi. E io penso che tutti noi, tutti quelli che vivono, con noi che hanno accettato anche di fare questo percorso eh, si sono molto più arricchiti di prima, perché tu alla fin fine tocchi qualcosa che prima avevi in testa, adesso lo tocchi fisicamente come una presenza, cioè ti rendi conto che il mistero della vita no, ha il buio perché anche la luce. E alla fin fine io eh, vedo che stiamo facendo tutti quanti un percorso. Ripeto, senza togliere niente alle notti oscure, ti porta dal buio alla luce e ti dice che la morte senza la vita, in questo caso questa non vita, non sarebbero così piene come sono, eh, va bene. Oh. No, Allora, adesso tu perché così chiudiamo, perché poi tu prima parlavi di Gesù, ora tu insomma ci stai, ci parli e poi gli vuoi bene, insomma, vi trovate insieme. Ci ecco. sopportiamo vicendevolmente. Hai parlato dei suoi rimpianti e tu, dei rimpianti ne hai? Miei? Sì, sì. ma sì, nel senso, come tutti penso, eh. io come. certo, scusa. Pensate, se Dio renderà merito per un solo bicchiere d'acqua, sì. pensate a quella con le bollicine. Che incontro denso, è eh, stasera, mamma mia. Um, chi di voi mi conosce sa che è una vita un po' complessa, che è un modo elegante per dire che è incasinatissima. Sa anche che... Vuol dire che stai bene. Vuol dire che sono normodotato, come dico sempre. <ride> e, e che sono prete. Dico sempre scherzando, ma questo scherzo nasconde in realtà una sofferenza profonda. Dico sempre: Sono un prete in congedo parentale illimitato non retribuito. Se <ride> <lo> <ride> Papa Francesco, sì. Se... No, so. <ride> um, Ci sono stati momenti ovviamente, come potete immaginare, una persona. Io l'ho scritto e lo ribadisco e non lo dico per piaggeria: io um, ho fatto le mie scelte come può fare le scelte uno di 23-24 anni con quanta più consapevolezza possibile. Non è colpa di nessuno, nessuno mi ha spinto, io poi provengo da una storia familiare molto complessa, di non credenti, quindi c'è stato insomma, queste belle cose un po' frizzanti. E poi per me è stato però eh, durissimo ammettere che Ciò che mi veniva chiesto e che io avevo scelto liberamente, ribadisco, non ero in grado di portarlo avanti. E che nessuno pensi, perché è abbastanza tipico pensare subito al discorso del celibato. Io sono uno dei pochi, proprio perché sono sposato, che difende il celibato dei preti. Mia moglie lo sa. Um, Ma era piuttosto per questo scontro che per me si è fatto insanabile fra quella che era stata la mia esperienza di Dio, quella che era stata la mia esperienza eh, di rivolgimento del Vangelo e quello che invece mi veniva chiesto di fare. Io a un certo punto poi ho provato in tutti i modi, infatti dico sempre, diceva il mio vescovo di prima e quello di adesso. Una cosa che ho capito facendo vent'anni il prete è che proprio non ero adatto, cioè proprio non ero adatto. Perché a me veniva chiesto quello che io non ero in grado di dare e davo ciò che non veniva richiesto. E questo per me ha creato un cortocircuito davvero molto pesante, molto pesante. Pensando di aver fatto un'esperienza sbagliata o cosa. Non ho assolutamente rimpianti in quel tipo di scelta, forse qualche ingenuità di troppo, sì, però si perdona un giovane. In questo percorso poi si è inserito il, il discorso dell'affettività che è stato in quel momento eh, qualcosa che mi permetteva di, di, di vivere in un'altra un dimensione. C'è stato un momento molto difficile quando tutto questo da eh, cammino personale condiviso col mio vescovo e col mio padre spirituale è poi diventato... Elemento pubblico e lì ho visto un'altra di quelle cose orribili che fa parte della vita, cioè che se uno diventa personaggio pubblico non può mai pretendere né comprensione e né schierarsi dietro dei muri di difesa. E sono stati degli anni un po' difficili, come potete immaginare, perché comunque insomma ho proprio avvertito da una parte un danno che io avevo fatto, pur senza volerlo, in coscienza. Ma anche un, un dolore che stavo ricevendo io e le persone che amavo, perché insomma veniva proprio banalizzato io, che avevo cercato in tutta la mia vita di essere molto attento alle esigenze delle persone. E una cosa, ne parlavo proprio in questi giorni a Roma con degli amici preti, che è curioso ovunque io vado, poi vengono dei preti a parlarmi e chiedermi delle opinioni. È stato che in quel momento estremamente complesso io avevo un, una cosa che non mi era chiara, e dicevo, Signore, ma. Ok, io mollo, va bene, ci sta, per carità, tolgo il disturbo. Avevo paura di perdere questo, cioè io avevo paura di perdere, di perdere l'anima, non di essere dannato perché, ma di perdere l'anima che è ben peggio. E invece, adesso sono passati sette anni, eh, fa un po' ridere questa cosa, nel senso che io sono qui a Torino Spiritualità a parlare a voi. Sono al mio... Oggi ho ricevuto il mio dodicesimo libro tradotto in polacco. Eh, riesco a leggere solo il nome e il cognome. <ride> ho provato a cercare su, su internet Google Traduttore cosa c'è scritto e non ho capito neanche il titolo. <ride> Se ci sono dei polacchi vi voglio bene, ma il polacco è come un tir pieno di libri che ha un frontale eh, e cadono solo le consonanti. Quindi non so dove... Io guardo tutte queste cose, ieri, ieri sera a quest'ora ero in una parrocchia di estrema periferia di Roma, io giro molto, sapete, 50-60 serate all'anno e oltre al mio ego che deve essere nutrito e così almeno pago lo psicanalista, però mi accorgo che esiste una logica altra e io per primo posso dire... Ed è bello poterlo dire, così come tu ti sei messa e ti ringrazio io e tutti noi credo di questo. È bello poter dire veramente c'è cioè, il Signore, noi chiudiamo una porta e lui apre una finestra. Um, ho dei rimpianti per aver fatto soffrire delle persone che si fidavano di me. Sì, ho dei rimpianti forse per alcune cose. Ho dei rimpianti che è una cosa che dico sempre, lo scrivo anche, non è un segreto. Ma me manca tantissimo il poter celebrare l'Eucarestia. Eh, proprio, ma non perché ho bisogno di pubblico anche da solo e lo faccio in obbedienza alla Chiesa ovviamente però sento che è una sofferenza M molti editori mi chiedono di scrivere un libro su queste vicende mi sembra che non sia opportuno eh? nel senso che quando sono coinvolte altre persone e non tutti ne fanno una figura bella e io men che meno non è esattamente il caso però mi rendo conto davvero che il Signore a volte utilizza ha eh, molta più fantasia di quello che abbiamo ci fa fare esperienza. Quindi, quando tu dici che l'esperienza di Danilo veramente ti ha portato l'essenziale, ovviamente non con questa intensità e non con questa gravità nel senso grave, cioè profondo. Io ho vissuto qualcosa del genere e continuo. continuo. Dico sempre al Signore, io faccio il planning annuale, poi dico, Signore, poi alla fine decidiamo se continuare a contratto, poi io faccio altro, non c'è problema. E a distanza di anni, evidentemente, le cose ancora sono così. Quindi no, non ho grandi rimpianti e dirlo adesso mi dà una libertà assoluta. Cioè, sì, anche a me. E poi magari un giorno ne avrò. So. Però al momento che, non è incoscienza, è proprio quello che ho tentato di dirvi, che cioè un momento in cui ci fidiamo, ci affidiamo, prendiamo sul serio la vita che Dio ha creato. cioè Quando uno entra in questo trip è veramente eh, alla fine ne viene fuori una visione completamente diversa della vita. Che ci permette di vivere questa cosa. Bene. Ti ho risposto? Sì. Allora signori, è il momento dei saluti perché noi abbiamo degli. Poi ci chiudono dentro, quindi dobbiamo. Eh, è il momento dei. Eh, eh. grazie Quando mi è stata... Paolo non mi hai chiesto ancora le ultime cose che erano importanti. L'hai saltata un po'. Ah, scusa. L'avevamo preparate con molta cura, ma lui esatto. si è distratto. So. Volevo dire due o tre cose così. ancora Che mi faceva piacere. Come donna e come madre. Eh, mi dice, tu hai rimpianti, mi chiede. Dico. Come donna vi dico, sì, ho l'impianto di non avere scoperto per anni l'importanza della tenerezza, sarò brevissima. Che nella donna è la cosa oggi forse più richiesta da tutti e anche quella che le permette no, di arrivare là dove spesso ci sono delle situazioni molto difficili. Come madre di non essere stata abbastanza capace di ascoltare. Adesso che so cosa vuol dire ascoltare il silenzio, ascoltare tutto quanto si muove attorno a te, spesso noi madri siamo troppo affrettate e pensiamo di insegnare e non siamo capaci di ascoltare. E sono tutte cose che ho imparato da questa mia esperienza. Come moglie, anche questo, no, penso ai momenti che abbiamo perso eh, di, una, di, strada, di una strada fa, da fare insieme, perché affannati, perché ecco, no, presi da tanti impegni e, e che erano dei momenti che forse andavano ritagliati maggiormente, lo dico a tutte le coppie, perché lo stare insieme nel fare delle cose anche piccole, anche banali, lega molto, no? e come giornalista ecco, eh, non ho proprio un rimpianto, però avrei voluto fare di più, perché vedete, prima di questa vicenda io avevo cercato con i miei libri precedenti, la mia attività giornalistica, di dare voce a chi non ce l'ha. Ma l'avevo fatto, pur con tanta passione, no? più attraverso dei ragionamenti. Adesso so chiudo veramente che noi come giornalisti dovremmo soprattutto molti di voi avranno sentito Quirico che è veramente da questo lato esemplare e ha rischiato di pagare più volte la sua vita per questo dovremmo veramente andare a cercare coloro che non hanno voci che non hanno identità ma questo dappertutto, senza anche andare in Siria, no? Anche solo nella nostra. Ecco, di non... io ho cercato di farlo, ma avrei dovuto farlo ancora di più. E se avrò una seconda vita, non lo so. Ecco, sarà ancora di più una ricerca che farò. Perché ho capito che il mondo si costruisce su coloro che non hanno voce, sulle pietre scartate, non su coloro che hanno potenza. Dicevano, Bonofe, che Dio ci ha salvati attraverso l'impotenza di suo figlio più che con la sua potenza. Ecco. Grazie. Grazie. Una serata decisamente molto intensa, se riusciamo in qualche modo a scendere dal palco veniamo anche a salutare gli amici, e grazie di cuore di essere venuti e buona continuazione e buona vita a tutti.